Ora Stavo si dicendo, stavo... registrerà la tua presenza. Allora, scusate, spegnete tutti i microfoni perché altrimenti si innescano. Spegnete tutti i microfoni fin tanto che non chiedete di intervenire. Chi chiede di intervenire poi lo vedrà il segretario, perché anch'io non vedo tutti i presenti, e quindi la parola ve la darà il segretario. Stavo dicendo che stavamo per iniziare il consiglio. Avevo sentito il consigliere Luisi che aveva chiesto di intervenire prima dell'inizio del consiglio. Prego. Sì, salve. Allora, porto a conoscenza di tutti oggi che ho fatto un'istanza al sindaco nei giorni scorsi, a seguito della sua ordinanza sindacale che istituiva il consiglio in modalità online. Come da richiesta protocollata a protocollo del numero 8953 del 3 giugno 2020, ritengo che il decreto sindacale protocollo 8652 del 26 maggio 2020 non soddisfi i criteri di pubblicità minimi della seduta del Consiglio Comunale, non potendo assicurare la visione sincrona della seduta di Consiglio Comunale alla cittadinanza. Il sindaco, generando in realtà poi un cortocircuito in cui il giudicante è lo stesso di chi decide, ha disposto che si ritiene sufficiente la registrazione e ritrasmissione successiva della seduta sul sito del comune stesso. Nel caso dell'amministrazione del sindaco, io credo che diventi sempre più evidente che, nonostante le larghe tempistiche, l'ampia disponibilità di strumenti e possibilità, non si mostra quell'impegno che sarebbe richiesto per rendere il nostro comune un posto migliore. Ci rendiamo conto sempre di più di come troppo spesso ci si limiti a fare il minimo indispensabile. E attenzione, io non sto dicendo che si violino le norme, assolutamente, non è questo il caso, ci mancherebbe altro, ma di come questo sia davvero poco rispetto a quello che in realtà servirebbe. Io sono un insegnante, mi rendo conto di essere severo a volte nei miei giudizi verso gli studenti, ma questi servono loro per crescere e migliorare. In questo caso in particolare dico che se un mio studente si comportasse così durante l'anno, cioè che non si impegna, non dialoga, non costruisce un ambiente migliore per la classe, è svogliato nello studio, anche se fa tutto giusto, limitandosi al minimo indispensabile, non può che aspirare a un 6 molto stringato, per cui alla prima imprecisione si passa all'insufficienza, quel 6 diventa un 5,5. Detto questo, visto che siamo a fine anno, il mio voto, siamo in tempo di scrutini, il mio voto per questo sindaco Scusi sarà Luigi, cioè se ha un una domanda da fare 5,5. la fa o non La mi dico, domanda, la o fai domanda, in un altro la domanda. momento. Ma, Va scusi, bene, va bene. cioè La domanda è. il prima del consiglio le ho passato la parola per poter, però Va bene, la sospensiva sarebbe i questa. voti me li dà un'altra volta, non prima del Va bene. consiglio, i voti me li dà un'altra volta. No, la Va risposta bene. ce l'hai già data. Detto questo, e le chiedo ancora, avrei 5 minuti per la sospensiva. No, 5 minuti Detto sono troppi. 5 minuti sono troppi. Abbiamo capito qual era la sua posizione. La risposta che le è da regolamento. stata data è stata che siamo, come ha già detto lei, conformemente alla norma, la possibilità che è detta di poter di fare i consigli comunali come se ne stanno facendo in Posso tutta Italia. terminare il mio intervento? Sì, ma non Perché 5 minuti, interrompa. Luigi, non 5 minuti. Da regolamento, sono 5 minuti. Detto questo, Ne ha già parlato di più, prego. se vuole misuriamo, però non è così. Detto questo, Sì, io la le chiedo, polemica io vorrei chiedo al che Consiglio finita. Comunale di sospendere la seduta fino a che non ci sia la possibilità di rendere pubblica in maniera sincrona la seduta. La proposta che avevo fatto nella mia istanza era di utilizzare il teatro comunale, ove saremmo potuti essere abbastanza distanziati e ci sarebbe stato spazio per il pubblico. Quindi utilizzare il teatro comunale come sede per il Consiglio Comunale in tempi di emergenza. Detto questo, penso di essere stato abbastanza chiaro sulla valutazione che io do a questa amministrazione, che è Ma no, insufficiente. abbiamo capito, Luisi, abbiamo capito qual è il suo giudizio sull'amministrazione, abbiamo capito qual era la richiesta e le abbiamo già dato una risposta. Quando le abbiamo Io lo dato la chiedo al Consiglio risposta, Comunale. Io lo chiedo al Consiglio Comunale, non non a abbiamo lei. ancora iniziato il Consiglio Comunale, È una questione sospensiva. la risposta gliela do io perché sono io che convoco il Consiglio Comunale. Chiaro?
sono io che convoco il consiglio comunale, questo mi consente la legge, le ho dato una risposta sulla sua richiesta e quindi oggi è convocato il consiglio comunale e quindi da adesso inizia il consiglio comunale. In merito alla possibilità di fare i consigli in altro luogo è una delle cose che stiamo valutando, però l'organizzazione di tutta la cosa comporta sia tempo che risorse che ci sono da investire. Quindi prima di farlo abbiamo, visto che questo è il metodo che stiamo usando anche per fare le giunte, e non è una discriminazione nei confronti dei consiglieri comunali, ma un metodo che stiamo usando anche per fare le giunte, è un metodo che stiamo usando per fare, stanno usando tantissimi comuni per fare i consigli comunali o consigli provinciali, quindi non c'è niente di strano rispetto a questa cosa. La risposta gliel'ho già data. Io ho convocato il consiglio comunale, da adesso inizia il consiglio comunale. E inizia facendo la verifica dei presenti. Prego, segretario. Morselli? Sì. Chinesi? Presente. Marconcini? Presente. Modena? Presente. Spiritelli? Presente. Balbeni? Presente. Mantovani? Presente. Arvati? Presente. Montanarini? È assente, giustificato. Dal Bosco? Presente. Falcone? Presente. Broglia? Presente. Guastalla? Presente. Speringo? C'è. Curto? Ecco. Presente. L'ho visto, l'ho sentito. Curto? Presente. Bordini? Presente. E Luisi? Presente. Chi ha risposto al mio posto? Sono presente. Quindi assente Montanarini. Allora invito ancora i colleghi consiglieri a tenere disattivato il microfono fin quando non chiedete di intervenire. Questo per evitare appunto rumori diversi che possono disturbare la discussione. Ricordo, senza leggere la solita cosa che leggono i consigli comunali, ma ricordo come sempre che comunque anche questa seduta, questa prima seduta del consiglio comunale di San Giorgio Bigarello, che si svolge in modo telematico dovuto al fatto dell'emergenza sanitaria che noi tutti conosciamo, che noi tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo, abbiamo vissuto in questi mesi e stiamo comunque vivendo anche in questi giorni, al di là dell'allentamento ovvio delle misure restrittive, ma che ci devono impegnare sia come istituzione, ma anche ovviamente come singoli cittadini, poi al rispetto di tutte quelle che sono le indicazioni minime per garantire la nostra e l'altrui sicurezza. Dicevo, ricordo che comunque la seduta è videoregistrata, sarà pubblicata su YouTube poco tempo dopo la fine dei lavori del Consiglio stesso e quindi come sempre invito tutti noi ad usare un linguaggio più che come sempre è stato fatto, un linguaggio consono e senza citazioni anche di carattere personale così come abbiamo sempre richiesto. Detto questo, passo al punto all'ordine del giorno, punto numero uno, che ratifica alla deliberazione di giunta comunale. Mi scusi sindaco, ma non si vede il suo schermo, mi scusi. No, beh, ma cioè, voi avete l'ordine del giorno, giusto? Non si vede il mio schermo, in che senso? Non vediamo la sua immagine. Sì, devo leggere... Da regolamento... Devo leggere il punto all'ordine del giorno, se no lo faccio leggere il segretario. Sono io comunque, non sono un alias. No, si vede l'immagine, ma è fissa in questo momento.
Io la vedo l'immagine, ma è bloccata. Adesso riapparsa. Ok, ci siamo. Ma perfetto. Sono uscito un attimo perché ho legge segretario il punto all'ordine del giorno, perché non ho un altro strumento per leggere il punto all'ordine del giorno. Vuoi leggere tu, segretario? Okay. Ah, scusami, siccome ho visto un messaggio di un consigliere che probabilmente dovrà lasciare la seduta prima del termine del consiglio, invito tutti chiaramente, nel caso doveste lasciare la riunione, al di là che il segretario lo vedrà possibilmente, però magari anche di comunicarcelo che state lasciando la riunione del consiglio. Grazie, prego segretario. Il punto 1 è la ratifica alla deliberazione di giunta comunale numero 56 dell'1/4/2020 avente ad oggetto variazione numero 5 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Sì, prego l'assessore vice sindaco Chilesi, abbiamo presente comunque anche la responsabile del settore finanziario, la ragioniera Stefania Bertani, nel caso ci fosse necessità anche di ulteriori chiarimenti. Prego Barbara. Sì, buongiorno. Allora, questa è una la prima di una serie di variazioni che abbiamo preso durante il periodo dell'emergenza Covid. Alcune, vedremo, sono state necessarie per ricevere i trasferimenti dello Stato rispetto ad alcune emergenze, altre invece sono state necessarie per far fronte all'acquisto di DPI o di quello che serviva appunto in funzione del Covid e dell'emergenza. E in più altre variazioni ci sono servite per dare un contributo alle famiglie, soprattutto alle famiglie che avevano bambini che frequentavano i nidi e che avevano i bambini che frequentavano i servizi scolastici, per appunto stornare le cifre dei servizi non utilizzati o per dare un contributo appunto di un mese che hanno dovuto pagare, ma che invece non ha offerto nessun servizio. La prima che vediamo è la variazione numero 5 del 1° di aprile, che ha un importo totale che si aggira sugli 80.000 euro, sono 79.945 euro, di cui 62.945,47 sono trasferimenti provenienti dallo Stato che erano finalizzati alle misure urgenti di solidarietà alimentare, per cui con questi fondi abbiamo emesso un bando che aveva un regolamento deciso dal piano di zona, per cui uguale per tutti i comuni facenti parte del nostro piano di zona, in cui abbiamo assegnato dei buoni alimentari alle famiglie. A questi 62.000 euro ci sono aggiunti altri 5.000 euro che noi abbiamo previsto in questa variazione, ma che si sono poi rivelati effettivamente veri, cioè previsioni di donazioni da parte dei cittadini. Quindi noi abbiamo aperto un conto e abbiamo invitato la cittadinanza che avesse voluto a fare delle donazioni, e in effetti sono pervenute quasi 5.000 euro di donazioni. Un'ulteriore variazione di questa variazione di bilancio è di 12.000 euro, che sono maggiori servizi legati al rilascio di carte d'identità e diciamo così spese di segreteria. Questo era l'importo e le misure di questa prima variazione di bilancio. Grazie, vice sindaco. Qualcuno chiede di intervenire su questo primo punto? Posso fare un intervento? Prego, consigliere Bordini. Allora, sarò brevissimo, dichiaro fin da subito che darò un assenso a questo punto, ma vorrei collegare due richieste, sempre su questo tema. Oltre agli assegnatari di sostegno pubblico, come Reddito Cittadinanza, NASP, indennità di mobilità che sono stati coinvolti, ci sono anche tre fasce di povertà che vorrei sottolineare. La prima è quella che vive ovviamente di carità, la seconda è quella che è rimasto senza risorse, senza cassa integrazione, la terza è quella di chi, pur avendo lavori regolari, ora li ha persi, quindi che facevano parte di settori del turismo, divertimento, cultura, ma anche lavoratori dipendenti in famiglie monoreddito. Il 47% di questi guadagna meno di 1.200 euro mensili e quindi ha pochi risparmi che resiste al massimo un mese. Fra i nuovi poveri, e qui infatti che mi collego a questo punto,
Ci sono coloro che rischiano di perdere il lavoro o piccoli commercianti e artigiani che hanno dovuto impegnare la casa per non chiudere o lasciare a casa i propri collaboratori. Questa categoria deve far fronte anche ad investimenti per rimanere sul mercato. A questi si sommano le persone che non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato con attività saltuarie. Mi collego a questo punto per fare alcune chiedere l'attenzione e chiedere un intervento dell'amministrazione. Chiediamo al Comune che si faccia da tramite tra le aziende che stanno investendo per restare sul mercato e i disoccupati residenti nel Comune, in modo da individuare le necessità sia di personale che di particolari competenze ricercate dalle aziende e collaborare con le associazioni per costruire percorsi formativi di reinserimento specifici alle necessità delle nostre aziende e disoccupati del nostro Comune, visto che comunque questa crisi ha portato a nuovi poveri, che abbiamo visto con queste, quando abbiamo dato anche i buoni spese, che sono molte nuove famiglie. Poi chiedo se si potrà intervenire in maniera un po' più rapida per chiedere, più che Impori Solidali, attivarsi per creare un centro del riuso, dove il vantaggio, oltre a quello ambientale, è permettere alle famiglie di acquistare prodotti ad un prezzo più accessibile. Queste sono un po' brevemente le richieste che porto, visto il tema. Grazie. Grazie consigliere. Su queste tematiche non so se l'assessore Germignasi voleva intervenire. A proposito del primo punto che citava Bordini, quello che il Comune si faccia tramite per tra aziende e lavoratori e organismi, strutture, si faccia promotore di formazione nei confronti di chi ha perso il posto di lavoro per una possibile ricollocazione. Qua il tema è sempre aperto, c'era già prima, sicuramente si è accentuato. Noi non abbiamo però in questo momento la mappatura e la percezione precisa di coloro che hanno perso il posto di lavoro. Abbiamo sicuramente quella relativa ai cassi integrati, dei quali però non sappiamo poi, in questo momento c'è il blocco dei licenziamenti che è stato prorogato, non sappiamo ancora se l'azienda ha ripreso a lavorare o meno. Questa mappatura non l'abbiamo completa, però l'amministrazione è strutturata. Qua mi riferisco al protocollo d'intesa che abbiamo con i vari enti territoriali, tra i quali cito Forma e un'azienda Arte e Mestieri di Pecognaio e Suzzara, che fanno formazione e che aderiscono al protocollo d'intesa. Per cui laddove dovesse esserci necessità, e cito anche i sindacati ovviamente, facenti parte firmatari del protocollo d'intesa, laddove ci dovesse essere questa necessità, noi siamo assolutamente disponibili a strutturare, organizzare, mettere insieme le varie risorse che abbiamo per consentire una formazione, una possibile ricollocazione laddove ci sia questa necessità. Sul centro del riuso, qua c'era una parte che era legata alla futura piazzola ecologica, ma non so se qua siamo su quel tema oppure ho bisogno di qualche chiarimento ulteriore da parte di Bordini a cosa sta pensando sul tema del centro del riuso. Sì, beh, sul centro del riuso era, nel caso che venisse creato, in questo momento la collegavo alla possibilità per i cittadini di poter acquistare dei beni a un prezzo inferiore di quello di mercato, era sempre per un sostegno delle fasce più deboli. Dopo la struttura, so che ce l'avevate anche voi nelle linee programmatiche, però vi chiedo solo di studiarla, mettervi, dare un'accelerata a questo progetto. Sì, questo è legato anche all'altro tema, no? Che è già stato portato anche in consiglio, quello della sistemazione di tutta la piazzola ecologica, dove appunto secondo le nostre intenzioni c'era da prevedere
anche il centro del riuso. Dobbiamo dire che questi mesi, cioè questo percorso avrebbe dovuto iniziare già da qualche mese, ma col fatto di quello che è successo, diciamo, un po' se questo percorso si è un po', non dico fermato, ma sicuramente rallentato. Deve essere sicuramente ripreso nel suo complesso, e al centro ci sarà anche questa, la valutazione appunto sul centro del riuso, anche per vedere quale potrà essere il tipo di gestione dello stesso. Insomma, sappiamo qualche esempio in giro c'è, quindi sono per capire anche quale può essere il modo migliore appunto anche per poterlo poi gestire. Quindi diciamo rimane tra le nostre, era presente, come ricordava il consigliere Bordini, nelle nostre linee programmatiche, è una delle cose che vogliamo cercare di realizzare, nell'ottica anche di quello che diceva il consigliere Bordini, insomma, sicuramente. Qualcun altro chiede intervenire? Se... Io ho usato la chat. Usiamo la chat per chiedere l'intervento o no? No, se lo chiedete... Okay, finito un intervento, se c'è qualcun altro lo chiede, facciamo intervenire. Allora la chat. Prima un passaggio così informativo. So che Luisi ha fatto un'istanza poco fa e lei ha risposto a Luisi. Non so se è stata una risposta ufficiale o meno, però noi essendo stati trascinati per conoscenza, sarebbe stato bello se c'è stata una risposta scritta e fossimo venuti a conoscenza. Un altro passaggio che chiedo al segretario: per avere le trascrizioni di alcune parti dei consigli, a chi devo rivolgermi, per cortesia? All'ufficio segreteria. Ufficio segreteria, comunque per averne, perché voi le tracce ci sono, ok? Allegate alle delibere ci sono sempre, per averle in che senso? Per averle proprie? Per averle proprie, sì. In segreteria? Ok, grazie. Vado sul punto, quindi. Allora, io anticipo la stensione sui quattro punti, il primo e che segue le prime quattro richieste di delibera. Non perché il contenuto sia... non ci piaccia, anzi, siete intervenuti in alcuni casi anche abbastanza celermente nel contesto della crisi sanitaria che c'è stata. Però per noi manca proprio un pezzo completamente dimenticato, che riguarda quella degli operatori, dei piccoli operatori commerciali e artigiani. Noi avremmo pensato e abbiamo sollecitato, e per la verità l'assessore ci aveva anche risposto che avrebbe lavorato in merito, però avremmo pensato che soprattutto per le persone che, se da una parte i lavoratori dipendenti hanno perso lo stipendio, dall'altra parte avevamo degli operatori che non potevano aprire l'attività per divieto, fossero perlomeno trattati alla stessa maniera. La difficoltà dell'impresa, l'impresa si tramuta nella difficoltà anche della persona fisica, per cui del lavoratore, compresi i collaboratori e gli eventuali dipendenti di queste piccole attività. Non sto parlando della alta industria, della media industria. Per cui il nostro approccio a questi punti dell'ordine del giorno è quello di astenerci, di ringraziare comunque l'amministrazione per il suo impegno, cogliere l'occasione per ringraziare la struttura dell'ente e soprattutto lo stress che ha subito la polizia locale. Però nel suo complesso vediamo la manovra dell'ente zoppicare per una parte importante del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Vastalla. Posso dare una prima risposta? Sì, io ringrazio Guastalla, con il consigliere Guastalla ci siamo sentiti in questo periodo per quel tipo di contributi, manovra economica che avevamo e stiamo pensando e abbiamo fatto anche. Il problema è che
con il quale ci siamo dovuti scontrare era parte gli equilibri di bilancio, e questo è il primo tema. E quindi dovevamo avere i conti disponibili. E abbiamo atteso in queste ultime settimane che venissero composti dall'ufficio preposto. Ma l'altra questione, si sono fatti avanti altre necessità che riteniamo estremamente importanti e necessarie, e parlo del contributo sugli affitti non pagati nel periodo del Covid-19, con i quali abbiamo fatto alcune proiezioni e sono emerse delle cifre importanti che per essere erogate dovevano avere copertura economica nel bilancio. Poi parallelamente sono usciti periodicamente, e l'ultimo è il decreto rilancio, delle dichiarazioni da parte del governo che venivano erogati contributi a favore di. Siccome però gli atti attuativi di questi decreti non sono ancora stati resi disponibili, abbiamo cercato di attendere il più possibile per deliberare anche questo aspetto e capire quanto potevamo mettere con il nostro bilancio e con i contributi del governo per far sì di dare un aiuto anche a questa fascia di lavoratori. A tutt'oggi non abbiamo ancora delle certezze in merito, per cui la cosa che verrà avanti prossimamente è la parte riguardante l'esenzione di Tari, Tasi, IMU e COSAP per quella parte di lavoratori in proprio, artigiani, commercianti, che hanno subito nei mesi scorsi questa grave difficoltà economica. Quindi adesso stiamo mettendo a punto questa parte qua, e poi il resto verrà nei prossimi giorni. Insomma, stiamo attendendo quello che dicevo, qualche elemento più chiaro per capire quali sono i contributi che ci dovranno arrivare dal governo. Però quello che ho detto e quello che abbiamo già discusso più e più volte in giunta verrà erogato. Grazie Assessore. La ringrazio Assessore. L'importante secondo noi è avere la fotografia del fatto che le piccole imprese, anche familiari, sono un tessuto importante che crea anche il rischio di desertificazione in qualche nostra frazione, e considerare questi operatori al pari dei lavoratori dipendenti, perché senza un'attività, senza un privato che attiva il canale produttivo, non ci sono neanche i dipendenti, per cui vorremmo responsabilizzare in questo termine il Consiglio, e la ringrazio di nuovo. Grazie consigliere, qualcun altro? Se non c'è... Interverrei io, se è d'accordo. Prego. Allora, intanto la ringrazio per avermi dato la parola, e spero che il Consiglio Comunale sia partito da prima della mia richiesta di sospensiva, anche nella registrazione, perché vorrei che apparisse quello che ci siamo detti anche al pubblico. Credo che sia fondamentale capire come il Consiglio Comunale viene gestito e quali sono le cose. Tranquillizzo Guastalla, nel senso che, visto che l'amministrazione comunale non provvede a inviare i documenti che vengono inviati dai consiglieri, girerò volentieri io la mia istanza e la risposta del sindaco. Detto questo, tornando al punto, rapidamente al punto in discussione, io come Guastalla non sono totalmente diciamo negativo nella visione di quello che è stato fatto durante il Covid, durante l'emergenza sanitaria, e credo che questo sia dovuto anche in buona parte al rapporto continuo con i capigruppo, che è stato sfociato in una riunione di capigruppo in cui ogni gruppo riusciva a portare le sue istanze all'amministrazione, che in questo si sentiva appunto stimolata nella sua azione. Io stesso ho stimolato l'amministrazione con
tre o quattro interrogazioni, adesso non mi ricordo più il numero, penso cinque addirittura, tra interrogazioni e interpellanze, che hanno portato i loro frutti effettivamente. Cioè abbiamo avuto una revisione, una ripetizione del bando, che, di cui avevamo discusso assieme in conferenza dei capigruppo, bando alimentare, diciamo. Sicuramente è stato un momento terribile per la nostra comunità. Io credo che siamo venuti in contatto con tanti cittadini, e non solo imprese, ma proprio singoli cittadini che sono sulla strada praticamente, quasi non riescono a pagare l'affitto, non riescono a comprare da mangiare. Abbiamo una sacca di povertà che Germiniasi ha giustamente evidenziato prima, che si è venuta a creare a causa dell'assenza di lavoro. Quindi, pur non essendo nel dettaglio contrario a ogni singolo termine, io purtroppo voterò contro, perché questi provvedimenti, appunto i prossimi quattro credo che siano provvedimenti, quindi punto 1, 2, 3 e 4 e anche ovviamente il 5 del Consiglio Comunale, per una serie di per queste motivazioni, in realtà per una capacità di gestione che non è sempre stata lineare, non è sempre stata coinvolgente nei confronti di tutte le cose, pur, ripeto, essendo stata capace di cogliere alcune delle richieste che erano state fatte in conferenza dei capigruppo. Detto questo, io richiedo ancora una volta che la mia questione sospensiva faccia parte del Consiglio Comunale, al contrario di quello che ha detto il sindaco. Vi ringrazio e vi saluto. Allora, il Consiglio Comunale è formalmente iniziato dopo che è stato fatto l'appello. La registrazione credo che il segretario comunale l'avesse annunciata prima che lei intervenisse, quindi ciò che è stato detto è stato registrato e quindi sarà pubblicato come tutto il resto del Consiglio Comunale. Non c'è nessun problema. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in votazione il punto numero 1, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 56 del 1 aprile 2020, avente ad oggetto variazione numero 5 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Per la votazione, segretario, cosa facciamo? Tu ci vedi tutti, faccio per alzata di mano? Io vi sto vedendo tutti, per cui procedendo lentamente poi magari viene riassunto verbalmente l'esito della votazione. Se doveste scomparire passo con la chiamata nominale. Ok, allora facciamo la votazione all'incontrario. Allora, chi non è d'accordo sulla ratifica sul punto numero 1 è pregato di alzare la mano. Vedo la mano alzata solo del consigliere Luisi. Ok. Chi si astiene, sempre sul punto numero 1, è pregato di alzare la mano. Tre astenuti, Guastalla, Curto e Speringo. Bene, tutto il resto a favore. Punto numero 2, chiedo scusa, serve l'immediata eseguibilità? Ok, quindi sull'immediata esecutività, chi non è d'accordo? Consigliere Luisi. Chi si astiene? Io ho visto solo due astenuti, Guastalla e Curto. Anche consigliere Sperini. Bene, tutti gli altri favorevoli. Punto numero 2. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 67 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto variazione numero 6 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Prego, vice sindaco. Sì, questa variazione è una variazione
che ha un importo totale di 37.670 euro e che vede appunto aver stanziato un contributo alle famiglie, una tantum di 150 euro per il sostegno delle famiglie appunto che avevano i bambini che frequentavano il nido e la restituzione di quelle rette non utilizzate per i servizi scolastici. Altri 20.000 euro sono stati integrati per ripristinare il fondo di riserva ordinario di cassa a cui avevamo attinto e altri soldi sono stati stanziati invece per licenze software, applicativi aggiuntivi, data l'emergenza dello smart working, di lavorare da casa e di poter dare le risposte ai cittadini anche da casa, abbiamo dovuto potenziare anche i nostri software e i nostri applicativi. Per finanziare questa variazione abbiamo utilizzato dei risparmi che si sono venuti a creare per lo slittamento delle assunzioni che avevamo previsto dall'inizio dell'anno, per cui il Covid ha bloccato totalmente le procedure concorsuali e l'idea che avevamo di assumere personale già dall'inizio dell'anno abbiamo dovuto posticiparla a tempi migliori, per cui i soldi stanziati per quel personale sono serviti invece per finanziare queste nuove necessità ed emergenze. Come sono stati tagliati alcuni fondi delle attività culturali che evidentemente in questi primi mesi non è stato possibile realizzare, anche se l'amministrazione, la biblioteca e le varie associazioni che si dedicano alla cultura hanno cercato comunque anche online, anche attraverso video e attività, di tenere viva un po' la cultura anche e soprattutto per i bambini. Non so se il consigliere Germignasi vuole dare un dettaglio più definito sui contributi dati alle famiglie. Assessore Germignasi, potete intervenire? Sì, allora, per quel che riguarda le famiglie, parliamo dei buoni spesa in questo caso, la cifra totale era già stata citata prima ed è... No, parlavamo dei nidi e dei servizi scolastici, ma ci stanno anche i buoni spesa. I buoni spesa, ma era per dare il numero delle famiglie, che era di 283. Poi sui nidi invece abbiamo erogato per il mese di marzo una tantum di 13.650 a 91 famiglie. In queste erogazioni abbiamo incluso anche i nidi in convenzione, le famiglie con i quali abbiamo la convenzione. Poi per aprile-maggio invece l'attività è stata sospesa e non abbiamo fatto altre cose. Barbara, devo dire qualcos'altro? No, era questo. Questi sono i numeri che abbiamo. Bene, qualcuno chiede di intervenire? Se non c'è nessuno, allora pongo in approvazione il punto numero 2. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 67 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto variazione numero 6 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Che qua parto al contrario, chi non è d'accordo? Due contrari, Luisi e Speringo. Chi si astiene? Consigliere, un attimo solo, il consigliere Pingo aveva alzato la mano ma per un altro motivo, quindi un contrario solo Luisi? Non ha consigliere, non sì, c'è il microfono. Io, okay. Allora, chi, allora, un contrario? Si sente niente. Un contrario Luisi. Ok, chi si astiene? 4 astenuti. Bordini, Guastalla, Curto e Speringo. Bene, su questo chiedo la votazione per l'immediata esecutività. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?
Astenuti, Luisi, Guastalla, Curto, Speringo. Ok, tutti gli altri a favore. Punto numero 3. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 72 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto variazione numero 7 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Prego, vice sindaco. Sì, questa variazione è del 20 aprile, è una variazione di 14.000 euro, anche questa per recepire fondi provenienti dallo Stato, per cui una parte di questi fondi sono stati indirizzati alla sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, nello specifico circa poco più di 1.800 euro, invece più di 12.000 euro per istituire un fondo al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per lavoro straordinario della Polizia Locale. Grazie. Qualcuno chiede di intervenire? Se non c'è nessuno, volevo fare una precisazione. Credo che il consigliere Chilesi abbia invertito i dati, nel senso che per la sanificazione dei locali, o forse ho capito male io, sono stati erogati dallo Stato 12.359 euro, invece 1.800 era solo il fondo trasferito dallo Stato per sia lo straordinario che per l'acquisto dei DPI, specificatamente per la Polizia Locale. Io ho invertito i dati, perdonatemi. Grazie della precisazione, ragioniere. Se non ci sono richieste di interventi, pongo in approvazione il punto numero 3. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 72 del 29 aprile 2020, avente ad oggetto variazione numero 7 del bilancio finanziario triennale 2020-2022. Chi non è d'accordo? Un contrario, Luisi. Chi si astiene? 4 astenuti, Bordini, Speringo, Guastalla e Curto. Bene, per l'immediata esecutività, chi è contrario? Contrari nessuno. Chi si astiene? Quattro astenuti, Luisi, Curto, Guastalla, Speringo. Bene. Punto numero 4. Ratifica la deliberazione di giunta comunale numero 84 del 13 maggio 2020, avente ad oggetto variazione numero 8 al bilancio finanziario triennale 2020-2022. Prego, vice sindaco. Sì, questa variazione ve la illustro brevemente. È una variazione da 41.400 euro che prevedeva appunto acquisto di dispositivi e di protezione individuale per il personale dipendente, strumentazioni tecniche e informatiche e spese ulteriori dell'ufficio tecnico. Però passerei la parola alla nostra ragioniera perché c'è stato un problema nella consegna dei documenti. Prego, Stefania. Sì. Un problema informatico fondamentalmente, nel senso che la variazione inserita in contabilità e verificata dal revisore, quindi con proprio parere, aveva l'importo che diceva il consigliere Chilesi di 41.400 euro. Negli allegati però, siccome mi è stata richiesta successivamente una variazione, non ho capito il perché, ma il sistema informatico non ha recepito l'ultima variazione, per cui allegata alla delibera di giunta è andata alla stampa con un'operazione di meno. Però quello che è stato verificato dal revisore, quello che è in contabilità, è correttamente quello che ha detto il consigliere Chilesi, quindi per 41.400 euro. Per cui questa mattina, poco prima del consiglio, ho chiesto alla giunta di appunto rettificare questa delibera modificando l'allegato che poi è stato estratto correttamente dal programma. Purtroppo non me lo so spiegare, potrei aver fatto anch'io un errore nella gestione di qualche parametro e questo è successo. Me ne scuso, però
è la cosa che conforta è che comunque sia in contabilità che il revisore ha espresso il parere sulla variazione corretta. Mi scuso ancora. Bene, grazie ragioniere. Qualcuno chiede di intervenire? Io per favore. No, di intervenire. Allora, credo abbia chiesto prima il consigliere Luisi. Grazie. Sì, scusami Paolo. Scusami Paolo, un secondo. Prego, allora, consigliere Luisi. Visto che non abbiamo la documentazione corretta e sinceramente io non mi sento di votare su una documentazione che non conosco, chiedo a tutti la sospensiva perché cioè, fino al momento in cui in questo stesso consiglio cioè, possiamo accettare anche via mail dal ragioniere piuttosto che dalla giunta l'integrazione al punto. Cioè, se ci mandate questo documento che manca anche adesso via mail, sospendiamo questo punto fino a che non abbiamo visto, non abbiamo guardato, se volete. Cioè, io vi sto chiedendo questa cosa qui, sto chiedendo di sospendere. Consigliere Bordini? Volevo fare una domanda di precisazione. Ho visto che si rende necessario uno stanziamento di 10.000 euro per l'acquisto di strumentazioni tecnico-informatiche. Ma una domanda, pensate di mantenere il personale impiegatizio in smart working? Che mi sono fatto un paio di conti, un noleggio di un PC portatile è sui 50-60 euro, le licenze di software per lavorare in smart working a pacchetti da 50 siamo sui 700 euro, quindi voglio sapere se c'è una politica di mantenere personale in smart working oltre all'esigenza Covid. Segretario, vuoi rispondere su questo tema, sul tipo, cioè sull'organizzazione cui stiamo pensando anche per il futuro e anche rispetto alla richiesta che faceva il consigliere Luisi. Noi stamattina abbiamo fatto una delibera di giunta di una correzione di qual è la dicitura esatta, segretario? Abbiamo fatto la rettifica di un errore materiale legato al fatto che l'allegato, che è poi quello generato in prima battuta dal programma, non corrispondeva al prospetto riassuntivo inserito nel parere del revisore e alla sostanza reale e completa della variazione, proprio perché c'è stato uno sfasamento di tempistiche tra la stampa dell'uno e dell'altro prospetto dovuto ad un errore materiale. Quindi rispetto a quello che chiedeva il consigliere Luisi, ci sono molto tranquillamente due possibilità. Se volete l'invio della documentazione via mail, si può rinviare la votazione del punto alla fine del consiglio, o se ritenete che questo non sia sufficiente, ci sono comunque i tempi tecnici per fare la ratifica nel prossimo consiglio. Proprio ribadendo però veramente che si tratta di un mancato inserimento di una singola voce, quindi non di una variazione completamente stravolta. Per cui come il Consiglio ritiene può essere trasmessa una mail e votato in coda questo Consiglio. Altrimenti, diversamente, se lo ritenete più adeguato per i vostri approfondimenti, si può metterlo in votazione la volta prossima. Su quanto chiedeva Bordini sul tipo di organizzazione che stiamo, diciamo così, improntando anche per il futuro. Beh, allora innanzitutto una premessa che le spese non si esauriscono in licenze piuttosto che in acquisto di hardware, ma ad interventi che sono stati fatti a vari livelli per garantire i collegamenti e quindi per la corretta gestione della rete. Quindi sono stati anche nel tempo interventi un pochettino più sofisticati. Detto questo, va ribadito che lo smart working è considerato modalità di gestione ordinaria dell'attività lavorativa fino a fine anno, quindi siamo attualmente in questo contesto, premettendo che vanno garantiti comunque i servizi dell'ente e che quindi esiste la responsabilità di ciascun responsabile di area
di organizzare i servizi secondo questa modalità. Da un lato la possibilità e in alcuni casi anche la necessità del personale di stare smart working, perché sapete che ci sono delle regole legate a condizioni di salute o alla gestione dei figli minori piuttosto che situazioni di invalidità. Dall'altro lato garanzia dei servizi essenziali. Quindi la domanda che ci siamo fatti nei vari incontri è stato: riesco a garantire il servizio con quale modalità? Anche con lo smart working a rotazione o con la presenza? Se avete avuto occasione di accedere agli uffici comunali, vedrete che gran parte del personale è oggi in servizio e in servizio con presenza, proprio perché a monte è stata fatta questa valutazione legata ai servizi anagrafici, demografici, legata al servizio sociale, ovviamente legata alla polizia locale e ovviamente legata all'ufficio tecnico e quindi a tutto l'avvio dei cantieri che c'è stato, piuttosto che a richieste di utenti e cittadini. Sapete tra l'altro che gli ultimi decreti hanno tutta una serie di provvedimenti di favore per gli interventi nelle abitazioni, quindi c'è una ripresa di attività a cui giustamente è necessario dare risposta. Quindi alla sua domanda rispondo che ci sono ancora unità di personale in smart working, prevalentemente legate a situazioni particolari, soggettive delle persone coinvolte. Il resto del personale è in presenza e stiamo mantenendo però il ricevimento su appuntamento. O comunque di accoglienza mediante la collaborazione importantissima dei giovani volontari che sono fuori dal comune, perché attualmente questa modalità garantisce che non vi siano presenze concomitanti in eccesso negli uffici e garantisce il controllo all'entrata, sia mediante misurazione della temperatura che nell'utilizzo dei dispositivi di protezione. Se posso intervenire un Hai il secondo. microfono spento, Mauro. Prego, consigliere Bordini. Allora, per quanto riguarda le vostre scelte strutturali per mantenere lo smart working, magari farò un'indagine, un accesso agli atti per vedere esattamente di che cosa si trattano queste spese. E per il resto, soddisfatto della risposta. Grazie. Rispetto Allora, scusi. richiesta sospensiva. Ok. Per la richiesta sospensiva io chiedo che il Consiglio si esprima a questo punto, cioè se il Consiglio riterrà che sia sufficiente un invio tramite PEC del segretario nelle nostre caselle e spostare questo punto alla fine dell'ordine del giorno, o viceversa rimandare a un prossimo Consiglio, dato che per fortuna esistono i tempi tecnici. Come diciamo, dichiarato dal segretario, io lo lascerei alla decisione del Consiglio. Quindi, se vogliamo votare la sospensiva su questa cosa, io sarei perfettamente d'accordo. Mi adeguerei. Sì, visto che il segretario ci ha rassicurato sul fatto che ci sono tempi tecnici per poter approvare anche in un prossimo consiglio questo punto, propongo al consiglio di spostare, diciamo, di posticipare la trattazione e l'approvazione di questo punto nella prossima convocazione del Consiglio. Quindi devo porlo in votazione. Quindi vi chiedo su questo se ci sono dei contrari. Nessuno? Degli astenuti? Posso intervenire solo per dire, se Sì, permettete, che prego. fino ad ora ho visto due messaggi mistici, perché ho sentito gente chiedere scusa per errori tecnici o di lettura, e questo è importante. Noi riteniamo che ci asterremo, decidete voi, però quando una persona nel lavoro sa di aver sbagliato e chiede scusa, per me è già una garanzia di onestà, per cui noi ci asteniamo, avremmo potuto anche accogliere
per email la documentazione. Grazie. Grazie consigliere, ma solo perché insomma, visto che ci sono i tempi, non ci preclude nulla, e quindi ho preferito fare questa proposta in modo che non ci sia nessuna possibilità, diciamo così, di fraintendimenti rispetto a ciò che viene, che un consigliere poi alla fine va ad approvare. Per cui abbiamo finito la votazione, mi pare. Sì. Devono votare chi si astiene. Chi si astiene? Allora, io vedrei solo Guastalla. Mi confermate che solo il consigliere Guastalla si astiene? Ok, quindi solo il consigliere Guastalla. Bene, quindi il punto numero 4 viene rinviato al prossimo consiglio comunale. Punto numero 5, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 227 decreto legislativo 267 del 2000. Prego, vice sindaco. Sì, avrei preparato velocissimamente per parlare di qualcosa che anche voi potete vedere, delle slide. Vi prego di dirmi se riuscite a vederle, un attimo solo. Tolgo qua tutti, aspettate. No, abbandonare la riunione no, chiuditi. Riuscite a vederle? Parrebbe di sì. Okay. Sì. Mi scuso, non, sì, sono sì, della... non sono molto belle, nel senso che non ho avuto il tempo di raffinarle molto, però sono sintetiche e servono per spiegarvi, avendo davanti qualche numero e qualche concetto, un po' il rendiconto di gestione. Ovviamente il rendiconto di gestione è un documento che è previsto dal testo unico e prevede una serie, come avrete visto, abbastanza lunga di allegati. Ovviamente c'è il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e le relazioni sia dell'organo esecutivo, quindi la relazione della giunta, sia del revisore dei conti e poi altri documenti che sono legati appunto alla normativa. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene appunto con conto del bilancio, che dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle previsioni, col conto economico, che quindi si focalizza sulla competenza economica, e col conto del patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale. Ovviamente il rendiconto esprime appunto le valutazioni sulla gestione del bilancio durante l'anno che si va a chiudere. Il quadro generale del rendiconto lo avete avuto anche voi all'interno di tutti i vostri documenti. Mi spiace, però non veniva meglio questa immagine. Avrete visto che le entrate totali finali sono di 9.423.000 euro di accertamenti. C'è sempre uno scostamento tra gli accertamenti e gli incassi, perché noi chiudiamo il bilancio al 31/12 e gli incassi spesso si prolungano anche nel corso dell'anno successivo, e quindi c'è sempre uno scostamento tra l'accertato e l'incassato. Poi troverete anche la distinzione tra le entrate, quelle diciamo così liquide, e le entrate invece che riguardano l'accensione di prestiti, le partite di giro, per cui noi incassiamo e riversiamo senza toccare nulla, senza incassare nulla per noi, e quindi il totale dell'esercizio complessivo è di 12.474.000 euro. Le spese, avrete visto, sono divise tra spese correnti, spese in conto capitale, eccetera, e ovviamente entrate e uscite sono a pareggio. Nel dettaglio, come avete visto nella relazione finale che ha compilato, diciamo così, l'organo esecutivo, ci sono i raffronti tra gli ultimi tre anni di esercizio.
Ovviamente il 2017 e il 2018 sono anni in cui il comune era in unione, per cui ci possono essere degli scostamenti e ne vediamo uno immediato, cioè trasferimenti correnti. Vedete che nel 2017 e nel 2018 sono molto elevati, invece nel 2019 hanno una cifra molto più bassa, ma perché nei trasferimenti correnti inserivamo i trasferimenti dei comuni, quindi San Giorgio da una parte e Bigarello dall'altra, che trasferivano i fondi all'Unione. In questo caso invece i trasferimenti correnti sono semplicemente quelli che ci sono arrivati dallo Stato. Entrate extratributarie, entrate in conto capitale, che sono quelle appunto che vengono finalizzate esclusivamente agli interventi sul titolo secondo, e i servizi appunto per conto terzi, accensione prestiti, eccetera. Sulle entrate, ovviamente il titolo primo riguarda le entrate che ci vengono dalla tassazione, diciamo così, dall'imposizione rispetto alle tasse comunali. L'imposta principale, quella più importante, è appunto l'IMU, imposta municipale propria, che ammonta a circa 2.036.000 euro. In realtà questa comprende sia l'IMU, questo numero comprende sia l'IMU del 2019 sia anche eventuali sanzioni che sono state combinate, che sono state incassate in questo anno. Poi abbiamo l'addizione comunale IRPEF, tasse occupazionali pubbliche, l'imposta sulla pubblicità che ammonta circa 78.000 euro e la TASI, servizi comunali, di 513.000 euro. Avremo modo di vedere nel punto successivo che TASI e IMU quest'anno sono state unificate in un'unica tassazione, per cui nel 2020 non avremo più distinzione IMU-TASI, ma ci sarà un'unica tassa comunale. E lo Stato ci gira un fondo perequativo, come gira tutti i comuni, di 813.000 euro. È un fondo che è legato a dei calcoli sullo storico che ogni anno lo Stato ci gira. Quindi il totale del titolo primo è di 4.298.000 euro. Quest'anno i trasferimenti correnti delle amministrazioni sono stati 1.434.000 euro, che ci sono venuti appunto come contributo della fusione. Vi ricorderete che fino a metà anno sembrava che ci fossero decurtati di più di 600.000 euro, alla fine dell'anno invece si sono stati reintegrati in totale quelli previsti, anzi forse qualche cosa in più. Poi abbiamo avuto altri trasferimenti correnti dalle amministrazioni, il trasferimento della regione che per il primo anno dopo la fusione ci ha ancora girato il contributo e altri trasferimenti per un totale di 1.772.000 euro. Entrate extratributarie che sono legate ai nostri beni e servizi, alle sanzioni e ad altri calcoli, e sono 1.886.000 euro. Entrate in conto capitale, un contributo che ci è arrivato dallo Stato di 170.000 euro per la costruzione della ciclabile che da Gazo arriva al centro abitato, e 815.000 euro di permessi per costruire, e quindi per un totale di 985.000 euro. Questi sono finalizzati proprio alle opere pubbliche. E poi l'accensione di prestiti, una parte per finanziare appunto la ciclabile, perché era già previsto nel nostro piano per le pubbliche, mi sembra sì, esatto, per finanziare la ciclabile. E quindi il totale delle entrate è questo. Il quadro delle spese, anche qui c'è l'anomalia delle spese che riguardano gli anni in cui eravamo Unione e l'anno corrente, in cui l'anno 2019, in cui siamo stati per la prima volta comune unico, e le spese correnti sono negli anni di Unione più alte, perché per calcoli matematici particolari venivano conteggiati sui subcomuni che sull'Unione. Invece da quest'anno abbiamo il comune unico dal 2019, quindi le spese correnti ammontano 6.500.000, le spese in conto capitale a 1.858.000 euro,
E poi abbiamo le spese per rimborso prestiti e sempre i servizi per conto terzi. Velocemente volevo farvi un dettaglio di come sono suddivise le spese. Le spese sono divise per missione, ogni missione riguarda un particolare ambito dell'amministrazione comunale, per cui abbiamo i servizi di generali che ci occupano 1.875.057.000 euro. Spese di ordine pubblico, vorrei porre l'attenzione per esempio sulle spese all'istruzione e al diritto allo studio che superano gli 850.000 euro, che sono tutti gli interventi che ogni anno noi portiamo avanti sia in sostegno all'attività scolastica ma anche per il sostegno alle famiglie che hanno bambini e ragazzi disabili, quindi tutti gli interventi legati alla scuola. 103.000 euro anche per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, 50.000 euro sono per l'assetto, le politiche diciamo così abitative, lo sviluppo sostenibile, l'ambiente, quasi 270.000 euro, i trasporti e il diritto alla mobilità ci portano a una cifra che supera gli 860.000 euro, in cui sono compresi anche i trasporti pubblici, e nello scorso anno e anche quest'anno le spese sono aumentate proprio perché abbiamo inserito il nuovo trasporto che arriva fino alla frazione di Gazzo e che serve il comune ex Bigarello. Un'altra spesa importante è quella legata ai servizi sociali che supera 1.370.000 euro. Per farvi capire com'è suddivisa la spesa corrente, ho pensato di farvi questo grafico dove si vede appunto che istruzione, politiche sociali, cultura, eccetera, ammontano circa a più del 40% del nostro bilancio, per cui credo che sia importante sottolineare quanto la scelta dell'amministrazione sia una scelta focalizzata ai servizi al cittadino, alle politiche sociali e all'investimento sulle famiglie. Una tabella che ho pensato di riportare perché è significativa e importante per sottolineare la qualità del nostro personale. Noi abbiamo 36 dipendenti, avevamo nel 2019 un dipendente ogni 330 abitanti. La media nazionale è un dipendente ogni 159 e la media della nostra regione è un dipendente ogni 134, per cui vuol dire che i nostri dipendenti sono veramente come numero all'osso rispetto ai servizi che noi dobbiamo fornire. Contemporaneamente possiamo dire che sono assolutamente qualificati e professionali, per cui si riesce a fornire un servizio di qualità anche pur essendo con un personale assolutamente fuori linea rispetto alla media nazionale. Per le spese in conto capitale avevo un prospetto che mi ha girato l'Omellini, spero che riusciate a vederlo. È un prospetto di quello che è stato fatto nel corso del 2019, quindi manutenzioni straordinarie agli immobili comunali, una quantità importante di incarichi professionali, perché appunto il nostro programma di opere pubbliche era un programma che prevedeva degli interventi importanti, ovviamente la necessità anche di chiedere contributi, per poter chiedere contributi è importante avere la progettazione già pronta, per cui incarichi professionali per ottenere i progetti da finanziare per interventi sulle scuole, per interventi legati agli edifici pubblici, eccetera. Una spesa importante è stata quella della manutenzione straordinaria della messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado e della scuola dell'infanzia, dove avevamo trovato dei pavimenti che contenevano del cemento amianto, per cui abbiamo dovuto durante l'estate fare un intervento di 230.000 euro per la rimozione in sicurezza e la sostituzione di tutti i pavimenti. Altri fondi sono stati investiti per la sistemazione straordinaria del centro culturale, la realizzazione del campo da tennis coperto per 250.000 euro a Tripoli e altri interventi legati alle strezzature e agli arredi delle aree pubbliche del verde pubblico.
è stato realizzato un semaforo nella frazione di Tripoli, la casetta dell'acqua che è stata realizzata lo scorso anno e vari fondi sulle manutenzioni delle strade. Così un prospetto veramente veloce solo per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto nel corso di quest'anno. Riprendo, ecco qua. Ok, no, ho sbagliato, ma vabbè. Portate pazienza perché... Ok, il risultato di amministrazione che poi quello che verifica se la gestione economica e finanziaria dell'ente è stata positiva o è stata negativa, è un risultato di amministrazione positivo con un risultato di 1.769.000 euro. Di questo risultato positivo ci sono fondi che sono già accantonati e vincolati, per cui 600.000 euro, 622.000 euro sono accantonati perché la norma prevede che i fondi di dubbia esigibilità, quindi tutta quella parte che è legata alle sanzioni e che è legata a entrate non certe, debba essere garantita da un fondo, e nel nostro caso è di 622.000 euro. Ci sono altri vincoli, ricordiamo i 500.000 euro di anticipazione di cassa alla farmacia o altri vincoli legati a spese già indirizzate perché ci vengono da trasferimenti, per esempio dal piano di zona piuttosto che da altri contributi. Tutto questo ci importa che l'avanzo libero che l'amministrazione può spendere, quindi che non è vincolato e che non deve essere accantonato, è di 123.000 euro. Era un po' il conto di cui parlava l'assessore Germignasi, che ci serviva per capire quante risorse immediate potevamo utilizzare per finanziare soprattutto i piccoli commercianti, le piccole imprese, cercando di agevolare quelle che sono le nostre imposizioni comunali, ed era insomma la cifra che ci serviva per fare questo calcolo. Velocemente, per chiudere, un riassunto di quelle che sono state le azioni dell'amministrazione che hanno caratterizzato questo bilancio 2019. Intanto la riduzione delle tariffe dei servizi comunali. Vi ricordo che all'inizio dell'anno abbiamo previsto un allineamento verso il basso, quindi a quelle più basse presenti nei due comuni di partenza, di tutte le tariffe dei servizi comunali. Questo ha portato un risparmio importante nelle tasse delle nostre famiglie. Una riduzione dei tributi locali inserendo la fascia di esenzione unica per l'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi fino a 15.000 euro, e questo ha permesso a più di un terzo delle famiglie del comune di non pagare assolutamente l'IRPEF. Si è incrementato e si sono cercati e si sono migliorati i servizi comunali ampliandoli, pensiamo quindi al servizio di trasporto pubblico verso Gazzo. Si sono introdotte nuove prestazioni, il centro per le famiglie, altri interventi dedicati alle famiglie. Si sono assunte nuovi dipendenti per potenziare il lavoro degli uffici. Come vedete, vi ho mostrato prima, il numero dei nostri dipendenti è veramente risicato, e si è cercato di avere nuove collaborazioni con le società in-house per migliorare la gestione della cosa pubblica. Pensiamo all'affidamento ad ASE di tutto il verde pubblico, che ci permette di fare degli interventi puntuali quasi ad hoc. Avete visto grandi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e finanziamento di progettazioni per le opere pubbliche che sono necessarie e che abbiamo previsto di fare nei prossimi anni. Questo un po' tolgo la condivisione. Il prospetto di quello che è stato il consuntivo 2019. Tutto. Chiudi, salva, scusate, c'è un problema tecnico-tattico. Ok, volevo togliere la condivisione ma non mi aiuta GoToMeeting. Intanto io avrei finito. Bene, grazie, vice sindaco, no. Per lo spazio.
Solo un attimo per avvisare che alle 11:34 il consigliere Dal Bosco ha lasciato la seduta del consiglio, quindi attualmente siete presenti in numero di 15 consiglieri. Grazie segretario. Ciao, ringrazio il vice sindaco per l'esposizione e niente, volevo solo approfittare per ringraziare anch'io tutto il personale dipendente dell'amministrazione comunale, che credo che i numeri che leggeva prima l'assessore Chiresi riferito al numero di personale nostro, del nostro comune rispetto alla media nazionale e anche alla media regionale, sia veramente significativo. Quindi mi sento veramente di ringraziare tutto il personale, a partire ovviamente dal segretario generale, dal responsabile di servizio e tutti gli altri collaboratori per la professionalità che dimostrano sostanzialmente da sempre, che hanno dimostrato anche in questa fase molto, molto delicata in cui si sono trovati ad operare, magari anche in situazioni sicuramente diverse alla precedente, ma anche situazioni non facili. Quindi credo vada veramente a loro un grande ringraziamento. Detto questo, lascio la parola ai colleghi che intendono intervenire su questo punto. Nessuno? Scusate un attimo. Il consigliere Guastalla chiede di intervenire. Prego, consigliere Guastalla. Grazie. Noi vediamo il piano complessivo, lo riteniamo espressione ovviamente del vostro progetto politico, per cui anticipo il nostro voto naturalmente negativo sulla questione. Poi vedremo anche la composizione e la tempistica di questo supporto, casomai qualche voce più avanti dell'ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro. Vorrei dire qualcosa io, vorrei dire, Arvati? sindaco, Consigliere sì, Arvati? vorrei, Prego. sì, vorrei fare una dichiarazione di voto del gruppo Insieme per San Giorgio Biverello. Innanzitutto vorrei ringraziare anch'io a nome del gruppo il lavoro di tutti i dipendenti comunali, non solo per la realizzazione del rendiconto della parte finanziaria, ma per tutta l'attività svolta durante l'epidemia. Vorrei ringraziare anche la Giunta, in questo caso in particolare il vice sindaco Chilesi, per l'esaustiva e chiara esposizione e gestione del rendiconto, rispetto alla quale non mi sento di dire cose ulteriori, ma di sottolineare solo alcuni aspetti. Vorrei ricordare che il 2019 è stato comunque il primo anno di questa amministrazione, che è cominciata in giugno e quindi ha potuto operare per 6 mesi, però è evidente che il tempo trascorso dal 2014, prima con le funzioni associate tra i due comuni, e poi dal 2016 l'esperienza fatta con l'Unione, sicuramente è stata importante per arrivare al 2019 già con una forte esperienza per poter lavorare al meglio.
come richiamava Giuliano Guastalla, è evidente che questa giunta, questa maggioranza cerca di realizzare il proprio programma per il quale è stata eletta. Vorrei solo ricordare molto brevemente che gli obiettivi sono sintetizzabili in tre categorie. Il primo, diminuire il peso delle tariffe alle famiglie, ma non solo, anche alle imprese. Il secondo è quello di aumentare sia in termini quantitativi che in termini qualitativi i servizi resi ai cittadini, a tutto il territorio. Il terzo è quello di realizzare un programma di opere pubbliche molto ambizioso. Di questo richiamo solo la costruzione delle due scuole dell'infanzia, Montella e Stradella, perché credo che siano molto importanti. Penso che a questi tre macro obiettivi siano già state date delle risposte. Il vice sindaco già vi richiamava la riduzione delle tariffe che è stata fatta, l'esenzione unica dell'addizionale IRPEF ai 15.000 euro, un terzo della nostra cittadinanza non paga l'addizionale IRPEF, credo che sia una situazione unica nella nostra provincia, e sono stati allineati al basso tutte le tariffe comunali rispetto a quelle che erano se in un comune o se nell'altro. Questo è stato utilizzato all'incirca la metà di quello che è il trasferimento dello Stato per la fusione, ed è evidente che quando il ministro Salvini l'anno scorso ha deciso di non rifinanziare il fondo e di penalizzare le nuove fusioni, questa decisione ci aveva molto penalizzata. Per fortuna è stata rivista dal ministro e dal governo successivo, per cui comunque si è perso del tempo importante, però si è potuto riprendere. Voglio solo ricordare che comunque anche sul campo dei nuovi servizi sono stati fatti già dei passi in avanti. Vorrei ricordare il centro per le famiglie, perché mi sembra che dal punto di vista sociale sia uno strumento molto importante di sostegno alle famiglie, e vorrei ricordare il trasporto pubblico verso la frazione di Gazzo, obiettivo in piedi da moltissimi anni che finalmente è stato realizzato e permane. Anche sul fronte delle opere pubbliche sono state realizzate le prime attività, sia per quanto riguarda impianti sportivi, sia per quanto riguarda altre opere. È stata finanziata la ciclabile tra Mottella e Mantova, e quella di collegamento tra Gazzo il centro abitato, mentre l'incrocio di via Brennero è stato già riqualificato. Bene, credo che la strada sia stata imboccata, però il percorso da fare è ancora molto lungo, e quindi ancora molto lavoro da fare c'è per realizzare tutti gli obiettivi posti. Grazie consigliere Alvati. Qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in approvazione il punto numero 5. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 227 decreto legislativo 267 del 2000. Chi è contrario? Allora, contrari Bordini, Luisi, Speringo, Guastalla e Curto.
Chi si astiene? Nessuno. Quindi tutti gli altri favorevoli. Va l'immediata esecutività anche su questo? Quindi per l'immediata esecutività, chi è contrario? Allora, contrari, Speringo, Guastalla e Curto. Chi si astiene? Astenuti, Bordini, Luisi. Bene, grazie. Punto numero 6. Approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria, IMU, come disciplinata ai commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, numero 160. Credo sempre il vice sindaco. Sì, oggi vi tedio notevolmente. Sì, esatto. Allora, come vi anticipavo prima, per il 2020 l'imposta si chiamerà imposta municipale propria e sarà appunto la fusione di quella che era l'IMU e della TASI. Questo regolamento è un regolamento che per scelta rispecchia essenzialmente la normativa. Perché questa scelta? Perché il regolamento deve durare nel tempo e quindi più è in linea con la normativa, più ci permette di non doverlo modificare nel corso degli anni. Gli interventi che sono esenti dalla normativa e che sono esclusivi per scelta del Consiglio comunale, sto parlando di agevolazioni piuttosto che di riduzioni, piuttosto che di scelte che sono al di fuori della norma e che sono appunto lasciate alla libertà del Consiglio comunale, abbiamo deciso che verranno inserite nella delibera di approvazione delle aliquote. Per cui oggi approviamo questo regolamento, che è un regolamento generale e che è preso proprio in maniera molto pedissequa dalla normativa, e nella seduta prossima approveremo proprio le aliquote in modo tale da poter inserire in quella delibera tutto quello che avevamo pensato anche in funzione delle agevolazioni ai nostri cittadini rispetto anche alla situazione Covid. Quindi avrete visto che qui trovate in questo regolamento le definizioni e le disposizioni generali della normativa, le agevolazioni previste dalla normativa stessa e i modi e i tempi per i versamenti. Quindi è un regolamento veramente molto tecnico. Se ci sono domande, c'è sempre la nostra Stefania disponibile. Grazie, vice sindaco. Qualcuno chiede di intervenire? Sì, chiedo domanda anche barra integrazione. Prego, consigliere Bordini. Sì. Beh, colgo l'occasione infatti di quanto ha detto la vice sindaco e infatti vi propongo non due modifiche ma due integrazioni per quanto riguarda la regolamentazione, l'esenzione IMU. Perché io ho visto l'articolo 19, comma 2 del regolamento IMU e ho evidenziato che a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati. Quindi siamo in un'ipotesi che l'impresa di costruzioni costruisca un fabbricato e non riesca a venderlo, quindi lasciandolo sfitto. La mia proposta è esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune o un ente commerciale. Chiedo pertanto non la modifica del regolamento IMU, come ha detto la vice sindaco, ma visto che deve essere aderente alla normativa, ma vi chiedo di inserire nella delibera riguardante le aliquote ed agevolazioni IMU quanto riportato dalla manovra di bilancio 2020, articolo 1,777, lettera E, cioè ossia di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Questa è una prima integrazione. La seconda è disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree poi divenute inedificabili in seguito alle modifiche urbanistiche. Vi propongo allo stesso modo di inserire anche la lettera C, sempre dell'articolo 1,777 della legge di bilancio 2020.
per essere chiari vi leggo, cioè la lettera C dice prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. In questo caso ve la chiedo perché siamo al naturale rinnovo del PGT. Visto l'orientamento nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio sviluppato negli ultimi 5 anni, faccio già riferimento a una delibera che è stata approvata già dal 2015, dove 2 leggi regionali del 2014 sono state sul consumo di suolo pubblico, non sono già state anche approvate dal Consiglio Comunale, si è ridotto il suolo dedicato alle costruzioni e ridurrà ancora in questa tendenza, perché la tendenza è sempre avere uno spazio ambientale più ampio. Quindi viene necessario venire incontro ai nostri cittadini che si troveranno con terreni non più edificabili, ma che fino ad ora hanno corrisposto al comune l'imposta maggiore per un terreno in cui si potevano costruire. Adesso mi dilago un attimino da queste 2 proposte che chiedo che vengano prese in considerazione dalla maggioranza, perché credo che queste siano alcune azioni che permettono realmente di creare le condizioni di una futura pianificazione territoriale che sottrae ulteriore terreno alle nuove costruzioni, da unire ad una proposta che il Movimento 5 Stelle fa a molte amministrazioni, sia di centrodestra che di centrosinistra, che ha trovato l'approvazione, che è un PGT partecipativo, cioè allargare in un determinato modo quella procedura di consultazione dei cittadini già prevista ed obbligatoria dalla normativa regionale. Mi fermo qui perché rischio di uscire dal punto di ordine del giorno. Grazie. Grazie consigliere, analizzeremo, visto che la proposta appunto è quella di integrare, di andare a inserire le sue proposte all'interno nell'ambito di quello che diceva prima l'assessore Chilesi, analizzeremo le sue proposte e quindi vedremo poi come se percorribili, tenendo conto anche di quello che è tutta la situazione, diciamo, finanziaria anche dell'ente. Vorrei capire appunto il discorso della restituzione da quando eventualmente parte, perché cioè, ci sono aree che sono da anni, no? che sono destinate ad interventi di carattere urbanistico di un certo tipo che non sono finora decollate, altre stanno decollando e sono decollate in questi ultimi tempi, però insomma credo sia giusto fare una valutazione sulle proposte che ha fatto il consigliere, poi vedremo le determinazioni a cui arriveremo. Qualcun altro chiede di intervenire? Se non c'è nessun altro, non so se l'assessore Chilesi voleva ulteriormente integrare oppure passo all'approvazione. No, io direi di no, direi che appunto prendiamo in considerazione i suggerimenti del consigliere Bordini e verifichiamo anche con gli uffici la fattibilità, che credo in alcuni casi ci sia, e in altri la fattibilità economica di queste scelte, insomma, che si possa trovare anche una via di mezzo pensando a interventi sul futuro, eccetera. Insomma, credo che si possa fare una valutazione, ecco. Ok, grazie. Quindi passo all'approvazione del punto numero 6. Approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria, IMU, come disciplinata ai commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, numero 160, che è contrario. C'è il consigliere Luisi che voleva intervenire. Microfono. Consigliere Luisi? Non si sente. Mi sentite adesso? Sì. Mi sentite? Ok. Allora, sì, non so cosa è successo al microfono perché... Vabbè, lasciamo passare. Allora, stavo provando a intervenire, mi scuso con Morselli, ma avevo cominciato a parlare prima che intervenisse, subito dopo l'intervento della Chilesi in realtà. Mi chiedevo se... Data l'importanza delle modifiche richieste da Bordini, anche che appaiono, diciamo, adeguare il regolamento alla norma di legge attualmente in vigore, se non sia il caso anche qui di sospendere, no, chiedo al segretario comunale
se abbiamo i tempi per poterlo rimandare al prossimo consiglio a questo punto. Allora, scusa, con un regolamento integrato nel senso. No, ma in realtà il consigliere Bordini non voleva integrare il regolamento, voleva integrare la futura delibera delle aliquote, di determinazione delle aliquote. Quindi il regolamento rimane così com'è, verrà integrata la futura. Sì. Appunto, chiedo scusa per il mio intervento. No, confermo, infatti era un'integrazione per la futura delibera. Quindi posso procedere con l'approvazione, con la votazione? Nessun altro deve intervenire? Allora, metto in approvazione il punto numero 6, che è approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria. Chi è contrario? Consigliere Guastale, consigliere Curto e consigliere Speringo. Luisi? Grazie. Allora, contrari, Speringo, Guastalla, Curto e Luisi. Bene, chi si astiene? Un astenuto, Bordini. Va l'immediata esecutività presso questa? Quindi per l'immediata esecutività del punto numero 6, chi è contrario? Non vedo. Non ci sono contrari. Chi si astiene? Un astenuto, Luisi. Quindi approvato il punto numero 6 con un astenuto e nessun contrario. Punto numero 7. Acconto IMU 2020, proroga termine di scadenza, versamenti al 16 settembre 2020. Prego, Assessore Chidesi. Sì, è una delibera che, diciamo così, conferma una scelta che abbiamo fatto di giunta, cioè quella di prorogare la scadenza del primo termine del versamento dell'IMU, che era il 16 di giugno, al 16 di settembre. Anche sulla linea di quello che è stato fatto da parte dello Stato, cioè di prorogare le scadenze a settembre, abbiamo pensato che una scadenza che per alcune famiglie è importante proprio all'inizio di quella che la ripresa potesse essere economicamente troppo impegnativa, per cui abbiamo lasciato la libertà, chi volesse versare oggi non ha nessun problema a farlo, ma la scadenza effettiva è il 16 di settembre, per cui più mesi di tempo per poter pagare questa tassazione. Insomma, è una scelta per cercare di non pressare troppo le attività e le famiglie che in questo momento sono già anche troppo pressate dalle emergenze economiche. Grazie Assessore. Qualcuno chiede di intervenire su questo punto? Consigliere Guastalla. Prego, consigliere. Grazie. Abbiamo appena dato un contributo per l'immediata eseguibilità del regolamento IMU. Non capisco la delibera che ci viene adesso proposta, dato che l'articolo 23 del regolamento appena approvato riporta la stessa norma. C'è qualche cosa che non capiamo? Grazie. In realtà noi come giunta avevamo fatto questa scelta prima di approvare il regolamento in funzione della scadenza del 16 di giugno, poiché dovevamo avvisare i cittadini che questa scadenza sarebbe stata prorogata, abbiamo anticipato il regolamento, abbiamo preso questa decisione di giunta prima del regolamento, per cui è stato necessario oggi, dopo l'approvazione del regolamento, ratificare quella delibera di giunta. Diciamo che avendo noi anticipato il regolamento si è reso necessario poi fare anche questa ratifica.
E per quello che sembra una cosa strana, in realtà è stato voluto perché altrimenti non avremmo avuto i tempi tecnici per avvisare i cittadini del rinvio del pagamento. Bene, allora anticipiamo il nostro voto negativo. Ovviamente questa delibera andava anteposta a quella del regolamento. Grazie. Grazie consigliere, qualcun altro? Se non c'è nessun altro, pongo in votazione il punto numero 7, acconto IMU 2020, proroga termini di scadenza e versamenti al 16 settembre 2020. Chi è contrario? Speringo e Guastalla. Due contrari, quindi. Chi si astiene? Astenuti Luisi e Curto. Bene. Allora, immediata esecutività, giusto? Quindi, chi è contrario per l'immediata esecutività della delibera al punto numero 7? Guastalla, Speringo. Due contrari, chi si astiene? Curto, Luisi. Due astenuti, grazie. Punto numero 8, rilascio garanzie fiduciarie alla società San Giorgio Servizi per la stipula di un mutuo ipotecario di euro 1.775.000 con Banco BPM SPA. Allora, questo propongo al Consiglio di rinviare questo punto al prossimo ordine del giorno, in quanto nello stesso Consiglio ci saranno alcuni punti riferiti al tema appunto sia della società, della farmacia e di tutte le azioni che devono essere fatte. In considerazione anche del fatto, visto dell'interesse che ha suscitato l'argomento stesso, abbiamo ritenuto appunto di proporre al Consiglio di rinviare questo argomento nella stessa seduta in cui si parlerà complessivamente del tema società San Giorgio Servizi, gestione farmacia e tutto quanto è connesso. Quindi la proposta che faccio al Consiglio è quella di votare per il rinvio del punto all'ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale. Quindi la proposta ovviamente deve essere, se qualcuno deve intervenire prima che lo ponga in votazione. Consigliere Guastalla. Prego consigliere. Ragazzi, io sono d'accordo nel postergare questo punto, volevo solo una raccomandazione in ordine all'accesso agli atti che viene consentita ai consiglieri comunali, ci sia un po' più di attenzione. Grazie. Va bene, non so nello specifico a cosa si riferisce, comunque sicuramente l'attenzione, la richiesta dell'accesso agli atti da parte dei consiglieri, credo che gli uffici siano sicuramente a disposizione. Detto questo, quindi a questo punto pongo in approvazione la proposta di rinvio al prossimo Consiglio Comunale del punto numero 8, rilascio garanzie fiduciarie alla società San Giorgio Servizi per la stipula di un mutuo ipotecario di euro 1.775.000 con Banco BPM SPA. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Nessun astenuto. Quindi approvato all'unanimità. Bene, il Consiglio Comunale termina telematico, la prima volta, come dicevo prima, nella storia del Comune di San Giorgio e di San Giorgio Pigarello. Termina qua. Vi ringrazio della vostra presenza, della vostra collaborazione e vi auguro un buon fine settimana e il prossimo Consiglio Comunale dovrebbe tenersi entro il 20. Indicativamente, appena potremo, vi comunicheremo la data
la data esatta. Grazie ancora a tutti voi. Scusate, prima di chiudere la registrazione, volevo soltanto dare un'informazione per completezza in merito alla richiesta del consigliere Guastalla sulle richieste del consigliere Luisi. Volevo soltanto informarvi che nell'area riservata ai consiglieri sul sito è stata inserita contestualmente all'invio del consigliere Luisi la risposta che gli è stata data dal comune, quindi nell'area riservata trovate il documento. Ok, anche della registrazione è una cosa che non c'entra con il consiglio, volevo fare una richiesta. Allora chiudiamo la registrazione. Scusate, permettimi, la nota del segretario, però io non ho visto la risposta agli atti dell'interrogazione attraverso la quale solo l'intervento del difensore civico regionale ha consentito di venire in possesso. Non c'è ancora nell'archivio quella. Allora, nell'archivio verrà inserito tutto correttamente. Ho voluto fare questa precisazione perché la richiesta del consigliere Luisi riguardava specificatamente la modalità di svolgimento di questa seduta. Quindi l'ho voluto precisare qua. In ogni caso, nell'area riservata, correttamente troverete i documenti a cui si riferisce il consigliere Guastalla. Bene, a questo punto termina il Consiglio Comunale, quindi possiamo chiudere la registrazione. Ok, interrompo.